Vorrei mostrarti come ora puoi rendere disponibili tu stesso le risorse come risorse educative aperte. Supponiamo che tu abbia realizzato un ottimo schizzo con spiegazioni e desideri pubblicarlo. Puoi concedere in licenza il tuo lavoro contrassegnandolo con una licenza CC a tua scelta. Questo contrassegno può essere semplice come un breve testo che indica la licenza in un avviso di copyright. Oppure complesso, come incorporare le informazioni sulla licenza nel tuo sito web con il codice HTML associato a ciascuna licenza. Puoi trovare il codice HTML appropriato sul sito Creative Commons. È possibile utilizzare una piattaforma online e, se possibile, fornire lì le informazioni appropriate sulla licenza. Zenodo, ad esempio, è destinato alle risorse di Open Science. Lì puoi pubblicare le tue risorse educative aperte. Forse potresti anche pubblicare la tua risorsa in un archivio di risorse educative aperte, se tale opzione è disponibile per te. Sfortunatamente, non esiste un modo adeguato per pubblicare risorse educative aperte ovunque, e per ogni argomento e ogni persona. Spesso devi essere creativo qui. Affinché la tua risorsa educativa aperta possa essere trovata in seguito, è importante che tu scriva informazioni appropriate al riguardo, adesso. I cosiddetti metadati appropriati. E forse condividi l'indirizzo web della nuova risorsa educativa aperta con persone potenzialmente interessate nella tua rete in linea?